A Savona una firma per portare nel futuro un rapporto di impresa, cultura e turismo che dura da almeno un secolo e mezzo. Nell'autunno 1874 nasceva la ferrovia Torino-Savona, spina dorsale di un territorio storicamente connesso che favorì lo sviluppo economico e sociale di questa parte del nord-ovest. 150 anni dopo viene siglata un'intesa fra Savonese e Piemonte per chiedere a regioni e governo di intervenire con urgenza per migliorare collegamenti infrastrutturali spesso rimasti nel passato. L'hanno sottoscritto stamani i sindaci e i presidenti delle province di Torino, Cuneo e Savona. Due le priorità. La prima è quella di rafforzare un collegamento infrastrutturale tra la costa ligure e il nord, e la seconda che definisce meglio un'idea di nord-ovest, un'alleanza tra territori diversi che possono condividere progetti per uno sviluppo economico ma anche sociale e culturale. Confido che con la formalizzazione di questo nuovo accordo tra l'asse Savona-Cuneo-Torino sia uno sprone definitivo per riuscire a passare presto alla parte concreta. Penso all'adeguamento delle linee ferroviarie di collegamento e agli interventi sui caselli, per poi pensare a quelle più di ampio respiro, le nuove viabilità, la Predosa in cima a tutti. Soddisfazione anche dal versante piemontese. È un elemento strategico dell'intero nord-ovest, siamo come istituzioni pubbliche e categorie economiche a siglare questa intesa, che è un'intesa aperta a tutti coloro che vorranno aderirvi, per segnalare l'importanza di questa questione, per dare sviluppo e futuro a Torino, a Savona, al Cuneese e davvero nell'ottica dello sviluppo del nord-ovest. La connessione, il collegamento tra il Cuneese e la Liguria, il Savonese innanzitutto, è molto forte sia per momenti di diciamo business, di affari, di imprenditoria, ma anche per il turismo e per lo scambio tra il mare e la montagna. L'accordo, sottoscritto pure dalle Camere di Commercio e dalle associazioni confindustriali dei tre territori, sancisce una collaborazione tra le istituzioni e le realtà produttive di 5 anni rinnovabili. Principali obiettivi: la ferrovia, le autostrade e il sistema delle strade statali e provinciali.